Ciao gente, benvenuti in questo nuovo video! Come avete letto dal titolo, in questo video vi parlerò dei trucchi per WhatsApp. E quindi non perdiamo tempo perché ho un sacco di cose da dirvi e iniziamo subito. Take me. Bene, allora, il primo trucco riguarda una situazione ben specifica. Allora, praticamente, ad esempio, quando qualcuno ti ha mandato una foto, tu la devi mandare ad un'altra persona, però la devi spacciare come se fosse tua, o comunque in una qualsiasi altra situazione in cui tu non vuoi che si veda la scritta inoltrato, questo trucchetto serve proprio a questo. Praticamente, per eliminare questa scritta, servirà, vabbè sì, innanzitutto potete benissimo fare lo screen oppure salvarvi la foto e rimandarla, però per evitare tutto questo passaggio che secondo me è più lungo rispetto, no, è più lungo rispetto a questo trucchetto che vi sto per dire. Praticamente, se voi cliccate la foto, cliccate quel tasto in basso a sinistra per inoltrare, fate inoltra e poi inoltrate nella chat che volete, la scritta inoltrato non esce. Io questa cosa sinceramente non la capisco, perché comunque tu stai inoltrando la foto attraverso WhatsApp, attraverso tutto il sistema di WhatsApp, quindi se tu fai inoltra e esce inoltrato, perché in questo modo non dovrebbe uscire? Poi il secondo trucchetto riguarda come inviare GIF e sticker. Bene, sapete che, cioè, sì, lo sapete sicuramente, praticamente basta che cliccate nella tastiera e poi cliccate quel tasto lì dove c'è lo spazietto per scrivere, cliccate quel tasto lì e vi usciranno gli sticker, e poi se cliccate in basso GIF vi usciranno le GIF, quindi mandate quelle che più preferite. Però forse non sapete come creare, vabbè, poi di sticker potete anche scaricarne altri, potete scaricare gli altri pacchetti che vi offre su WhatsApp, però forse non sapete, sto dicendo, che potete, cioè vedete magari i vostri amici che vi mandano gli sticker delle altre persone, no? E poi magari riuscite a mandarli solo inoltrandoli oppure salvandoli dai loro sticker, però forse non sapete che potete crearli anche voi. Esatto, con questa applicazione che vi lascio giù sotto in descrizione, il link che vi lascio sotto in descrizione, si chiama Sticker Maker. Praticamente potete crearvi sticker con una caspita di foto che volete, con una foto che volete voi, che la prendete o da internet o dalla galleria, o ve la scattate in quel momento, quel caspita volete, e appunto la ritagliate e poi ci fate appunto lo sticker, creando un pacchetto di almeno 3 sticker. Potete appunto aggiungerlo a WhatsApp e così iniziare ad utilizzare questo pacchetto di sticker come volete voi. Mentre per le GIF, vabbè, le GIF da soli le potete fare anche semplicemente facendo un video molto corto, vi uscirà la cosa GIF o video, GIF o video. Dovete scegliere se volete farlo come GIF o come video e poi lo manderete normalmente. Bene, poi un altro trucchetto serve per andare all'inizio di una chat senza scorrere, l'ho già detto scorrere. Ecco. E quindi praticamente se in una chat avete mandato molte foto, o comunque ce ne sono variegate, cioè ce ne sono comunque un po' all'inizio, un po' alla fine, un po' in mezzo, che poi penso che se dobbiate andare all'inizio di una chat, penso che, cioè questo trucco vi serve nelle chat lunghe, penso che in una chat lunga, se chattate molto con una persona significa che ci siete amici, quindi comunque le foto gliele mandate, quindi penso ci siano. Bene, questo trucco praticamente è facilissimo, dovete cliccare l'ultima foto che avete mandato e scorrete tra le foto, andate alla prima che gli avete mandato, perché magari si potranno essere anche un miliardo le foto, ma di certo non saranno mai quanto, cioè non sarà mai quanto scorrere tutta la chat, voglio dire, questo sicuro, voglio dire, quindi ci metterete comunque meno tempo. Bene, poi magari anche se non è, se non è proprio all'inizio, una foto comunque ve lo velocizza lo stesso, il fatto, cioè, vi velocizza comunque. Inoltre, quando hai appena ricevuto un messaggio a cui in questo preciso momento non puoi rispondere, puoi usare questo trucchetto per ricordarti del messaggio a cui dovrai rispondere di seguito. Bene, poi il prossimo trucchetto non è proprio un vero e proprio trucchetto,
pacchetto, ma semplicemente riguarda l'andare nelle impostazioni, diciamo, sfogliarti un po' le impostazioni, perché io penso che sia inutile un po' fare questi video in cui vi dico andate su impostazioni, su chat, vedete questa cosa. Cioè penso che queste cose le possiate capire da soli e scoprire da soli, basta che andate su impostazioni, leggete le varie cose e le trovate. Invece penso che sia più utile dirvi cose che più difficili da scoprire, come quelle che vi ho detto prima, perché sì, magari le potete anche sapere e scoprire, però di certo è più semplice andare su impostazioni e leggervi ogni cosa, quello che può fare. Però in ogni caso qualcosa voglio dirvela anche io, e niente, su impostazioni potete vedere, potete diciamo archiviare tutte le chat, eliminarle tutte, svuotarle tutte, oppure potete ad esempio modificare lo sfondo, scegliere tra quelli predefiniti oppure altri sfondi vostri, oppure potete vedere quanti messaggi sono stati inviati, quanti messaggi avete ricevuto, quante chiamate in uscita e in entrata, tutte queste robe qua che sono molto simpatiche. Io solo su una cosa mi vorrei soffermare per ciò che riguarda le impostazioni di WhatsApp, ossia sulla privacy. Scendete sotto e ci sarà blocco schermo. Praticamente WhatsApp, io ho scoperto tempo fa, questo mi è stato molto utile, e WhatsApp, su WhatsApp c'è la funzione di mettere appunto il blocco schermo, ossia l'impronta digitale, oppure il codice normale del telefono. E io prima, no, molto tempo fa, scaricavo sempre delle applicazioni, ad esempio Applock per bloccare l'app, e invece appunto scoprendo che già WhatsApp include questa funzione è stato molto utile, diciamo, perché in effetti non serve scaricare applicazioni, perché appunto già WhatsApp ce lo permette. E infine, come ultimi trucchetti, diciamo, se voi andate nelle impostazioni di gruppo, queste ve le diciamo elencherò meglio, perché secondo me le impostazioni di gruppo sono un po' sottovalutate, un po' messe da parte, e invece ho visto che sono molto utili, cioè anche io non le avevo mai notate sinceramente. Vabbè, oltre a modificare la foto, la descrizione, aggiungere amministratori, togliere persone, aggiungere persone al gruppo, queste cose qua normali che sanno tutti, si possono fare altre cose. Ad esempio si può decidere di salvare solo per quella chat le foto direttamente nel rullino, nel senso che te le salva subito, oppure non salvarle mai, oppure una cosa molto interessante è poter cambiare la suoneria dei messaggi che arrivano solo in quella chat. Se ad esempio, che ne so, tu sei sul divano e il telefono è in carica lontano da te, e magari tu senti sempre la stessa suoneria e dici chissà chi è, vuoi andare a vedere. Magari se tu cambi suoneria ad una persona, e poi magari vedi che sono messaggi stupidi, magari se tu cambi la suoneria ad una persona più importante, così ti alzi solo quando senti quella suoneria e vai a vedere il messaggio, oppure al contrario metti una suoneria diversa solo ad una persona, ad una persona diciamo di cui non ti interessano i messaggi, e quindi non ti alzi quando senti quella suoneria, perché dici tanto una persona non mi interessa il suo messaggio, bravo, complimenti. Bene, e poi come ultimo trucchetto bonus, perché non è un vero e proprio trucchetto, è semplicemente tipo una conoscenza, diciamo, quando voi state per inviare una foto o un audio e poi bloccate l'invio di quel messaggio, e vi uscirà appunto il punto esclamativo accanto alla foto a destra o all'audio, e poi fate elimina solo per me, cioè se lo lasciate così vabbè non si invia, è tutto a posto, però se fate elimina per me, la foto, l'audio anche non si invierà, e non uscirà scritto neanche hai eliminato questo messaggio, non si invierà, sta appunto a posto, liquido, tranquillo, perfetto, easy. Bene, io spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto che vi sia stato utile. Io ho cercato di trovare dei trucchetti un po' non molto conosciuti tra le persone, e ho cercato di fare un video non di quelli visti e rivisti e di trucchi sentiti e risentiti, tipo del togliere le visualizzazioni, la doppia spunta blu, l'ultimo accesso, queste cose qua, perché secondo me sinceramente sono cose che si sanno oramai. Cioè, fondamentalmente basta che metti su impostazioni e ti leggi tutto. Invece ho cercato di dirvi cose un po' più particolari, spero di esserci riuscita. E niente, tutto ciò di cui avete bisogno lo potete trovare sotto in descrizione. Niente, noi ci vediamo al prossimo video.